Durante il tragitto nella vasta distesa desertica del New Mexico, veniamo attratti da Ship Rock, una misteriosa formazione rocciosa che si alza verso il cielo fino a 7000 piedi. Viene chiamata dagli indiani d'America Manadnock, una montagna che emergeva da un'area piana, sopravvissuta all'erosione. Si tratta dei resti di un vulcano di 27 milioni di anni fa, che ha incuriosito l'umanità per secoli. È una roccia sacra per i Navajo, che la chiamavano Zepitai, la roccia con le ali. Secondo la leggenda, è ciò che rimane dell'uccello gigante che trasportava i Navajo da nord al Nuovo Messico. La storia narra che i Navajo vivevano su quella roccia, scendendo solo per coltivare la terra. Un giorno un fulmine colpì la roccia, non permettendo più di scendere o salire, condannando a morte intere famiglie che morirono per mancanza di cibo e acqua. Oggi è vietato scalare la roccia, proprio perché è un luogo sacro, un monumento naturale, dimora di spiriti, mostri alati e bestie mistiche che rimarranno per sempre nascosti sulla cima, velata agli occhi degli uomini. A un certo punto ci siamo imbattuti a Mexican Hat, che è molto più di un agglomerato di case nello Utah. Nasconde delle gemme che vengono allo scoperto un po' alla volta. Prende nome dalla roccia a forma di cappello messicano, che si trova a 3 miglia fuori dall'abitato, in prossimità delle sponde del San Juan River. Chi ha dimestichezza con le scalate potrà cimentarsi in questa disciplina per raggiungere il famoso cappello. Per 7 miglia, corrispondente a 12 km, verso ovest, è possibile ammirare una delle viste più belle, simbolo del Southwest. Qui abbiamo incrociato un uomo che si sta facendo una bella corsa per il mondo. Si chiama Forrest Gump. Sì, esattamente, questa via è diventata famosa per l'omonimo film, dove il protagonista arresta la sua interminabile corsa lungo gli Stati Uniti. Infatti è possibile scattare un selfie al Forrest Gump Point per portarsi a casa momenti e ricordi indimenticabili. State per vivere insieme a noi uno dei punti più maestosi e più fotografati della Terra, in generazione. Benvenuti nella Monument Valley Navajo Tribal Park della Nazione Navajo, la più grande riserva indiana degli Stati Uniti. Questa immensa e suggestiva valle vanta capolavori di arenaria,
che svettano ad altezze che vanno dai 100 ai 300 metri, incorniciati da nuvole panoramiche che proiettano ombre che vagano sul fondo del deserto. L'angolazione del sole accentua la grandezza e maestosità di queste formazioni, offrendo uno scenario unico. I fragili pinnacoli di roccia sono circondati da chilometri di rocce a scarpata ripidissime, arbusti, alberi e sabbia trasportata dal vento, impreziosito dai magnifici colori della valle. Una curiosità, la Monument Valley è a 1700 metri sopra il livello del mare. Ma qual è la sua storia? Prima dell'esistenza umana, questo luogo era un bacino di pianura per centinaia di milioni di anni. I materiali erosi dalle prime montagne rocciose hanno depositato strati su strati di sedimenti che hanno cementato un sollevamento lento e delicato, generato da una pressione incessante. Il vento e l'acqua hanno eroso la terra negli ultimi 50 milioni di anni, tagliando e scrostando la superficie dell'altopiano. L'usura di roccia morbida e dura ha modellato la Monument Valley, così come la si vede oggi. Se si pensa al western americano, nell'immaginario collettivo la mente ci porta istantaneamente alla Monument Valley, un luogo familiare, anche se non lo si è mai visitato. Archetipo del selvaggio West, luogo iconico e un simbolo non solo dell'Ovest americano, ma degli Stati Uniti in generale. Cavalcare per la pianura sconfinata è un'esperienza unica, uno Stargate che ci riporta nei western di John Ford, il pluripremiato regista statunitense, che scelse più volte questo luogo. Non a caso è intitolato a lui un eccezionale punto panoramico all'interno del parco, John Ford Point. Della sua filmografia ricordiamo Ombre Rosse, Il Massacro di Fort Apache, Sentieri Selvaggi con John Wayne. Il nostro Sergio Leone ha girato una scena di C'era una volta il West, senza dimenticare Stanley Kubrick con 2001 Odissea nello spazio, Easy Riders di Danny Hopper, Ritorno al futuro e ancora Mission Impossible con Tom Cruise, The Lone Ranger con Johnny Depp e nel 2018 la ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen. Tra tanti stupendi scorci panoramici presenti nel parco, i più fotografati, Scenic Drive, Three Sisters e molti altri ancora.
A fine giornata abbiamo scelto The View Campground, bungalow premium, che offrono la migliore condizione per vivere la Monument Valley con tanto di porticato privato, che si affaccia sulla valle suggestiva in stile vecchio West, per godere di tramonti, cieli notturni e albe uniche nel suo genere. Quale medicina migliore che un tetto di stelle per sognare ad occhi aperti? Vi abbiano offerto una nuova prospettiva di questo luogo. Prima di lasciarci, se il video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace. Per voi non costa niente, però per noi è importante. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche, per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. E lasciateci un commento, per farci sapere la vostra opinione, che per noi è sempre importante. A presto!